Prima di tutto diamo una definizione di decanter, inteso come una centrifuga d'asse orizzontale che si utilizza in varie applicazioni alimentari e che lavora in maniera continua. Per continua si intende il fatto che il carico della macchina non limita in alcun modo il verificarsi dello scarico della stessa, anzi queste operazioni avvengono continuamente e simultaneamente. L'obiettivo è quello di ottenere olio, propriamente detto. Quindi bisogna separare la sansa, quindi la frazione solida, dalla frazione liquida costituita appunto dall'olio e dall'acqua di vegetazione, per ottenere, come dicevo, olio puro, propriamente detto, prima di sottoporlo all'ultima macchina del processo produttivo rappresentata da un separatore centrifugo ad asse verticale. La struttura è costituita esternamente da un'incastellatura fissa a terra, normalmente in acciaio inox, ma nelle tipologie più vecchie di decanter sono fatti in ghisa. La parte superiore invece è apribile per permettere all'operatore di entrare in contatto diretto con l'ambiente interno, quindi con il tamburo, che rappresenta il cuore della macchina, scusate l'errore ortografico nel testo, l'ambiente appunto nel quale si potrà poi verificare l'operazione vera e propria di separazione delle fasi. Il tamburo, come dicevo, rappresenta il cuore della macchina, quindi l'elemento principale nel quale si verificano le separazioni tra le diverse fasi che costituiscono la pasta in ingresso nel decanter. Ha una particolare forma cilindro-conica proprio perché in queste due diverse zone si verificano due operazioni differenti. Nella zona conica si ha separazione e disidratazione della frazione solida, quindi della sansa. Nella zona cilindrica invece si avrà chiarificazione della frazione liquida, quindi la separazione tra l'acqua di vegetazione e l'olio puro, per essere poi raccolto e trasferito nella successiva macchina utilizzata nel processo produttivo. Prima di comprendere per bene come funziona il decanter e come avviene la separazione delle fasi, analizziamo un attimino l'interno del tamburo. Possiamo notare che all'interno del tamburo, quindi questa zona cilindro-conica, abbiamo una coclea ad asse cavo in acciaio inox. Asse cavo significa che all'interno c'è spazio per un altro elemento, costituito dal tubo di iniezione. Quindi la pasta è in ingresso dal tubo di iniezione e viene ceduta all'interno del tamburo grazie a delle apposite aperture che permettono quindi l'accessione della pasta all'interno del tamburo stesso. Notiamo nella parte inferiore diverse bocche di uscita, di scarico. All'estremità della zona conica troviamo la bocca di scarico della sansa, quindi la frazione solida che cade disidratata. All'estremità opposta, quindi della zona cilindrica, abbiamo la bocca di scarico dei liquidi. Abbiamo una bocca di scarico per l'acqua e una per l'olio. È importante anche tenere in considerazione la scatola di trasmissione del moto. Scusate anche in questo caso l'errore ortografico. La scatola di trasmissione del moto è fondamentale, capiremo dopo perché. Infine vi faccio notare il cono di spiaggiatura che ho evidenziato nella zona conica, appunto del tamburo, che sarà un elemento che ci servirà notevolmente per la comprensione del meccanismo di funzionamento del decanter. Mi sento però in dovere di fare un riferimento importante perché io ho detto che il decanter è una macchina che lavora in maniera continua, quindi continuamente entra pasta ed escono le fasi, quindi olio, sansa e acqua di vegetazione. Dunque abbiamo capito dall'inizio che la pasta entra all'interno del decanter grazie al tubo di iniezione. Ma il tubo di iniezione da dove prende la pasta? Cioè, a cosa è collegato il tubo di iniezione? Il tubo di iniezione è collegato direttamente alla macchina che precede il decanter nel processo produttivo e sto parlando della gramola. La gramola che ha la funzione di rompere l'emulsione che si è creata nella molazza per ottenere una pasta più facilmente lavorabile e separabile poi nel decanter. Questa gramola è costituita nella parte sottostante da una pompa monovite, la cui funzione è appunto quella di pompare, quindi di utilizzare un'alta pressione, per spingere direttamente la pasta che si è creata direttamente dalla gramola al tubo di iniezione, in modo tale che possa essere direttamente in ingresso nel decanter. Un altro concetto che bisogna fare proprio
per poter capire il funzionamento di questa macchina è il fatto che sia il tamburo che la coclea hanno la capacità di ruotare. Ruotano nella stessa direzione, quindi in senso orario o in senso antiorario, ma in velocità differenti. Quindi ripeto, è fondamentale comprendere il fatto che il tamburo e la coclea ruotano nello stesso verso, ma a velocità differenti. Ed è proprio questa differenza di velocità tra la rotazione della coclea e la rotazione del tamburo che permette concretamente il verificarsi della separazione delle fasi. Ma come si chiama questa differenza di velocità? Si chiama delta N. Capire il delta N è fondamentale per poter comprendere poi concretamente come si separano le fasi all'interno del decanter. Quindi, domanda del professore: come si separano le fasi all'interno del decanter? Con il delta N. Che cos'è il delta N? È la differenza di velocità di rotazione o del numero di giri tra il tamburo e la coclea. Ora vi do qualche dato che vi può servire. Ma quanto ruotano rispettivamente la coclea e il tamburo? Allora, il tamburo in campo aereo ha la capacità di ruotare a circa 3.000, massimo 3.200 giri al minuto. Ripeto, in altre applicazioni può avere dei valori molto più alti, comunque variabili. Mentre la coclea, sempre in campo oleario, ha la capacità di ruotare a circa 15-20 giri al minuto in meno rispetto al tamburo. È importante ricordare il fatto che la coclea ruoti in meno in velocità rispetto alla rotazione del tamburo. Ed è proprio questa loro differenza di velocità che si chiama delta N, ed è proprio questo delta N, ripeto, che permette il separarsi delle fasi. Per capire il meccanismo di funzionamento del decanter mi servo di questa immagine. E dunque, la pasta delle olive entra direttamente dal tubo di iniezione nel decanter grazie agli appositi fori di uscita che abbiamo visto nella prima immagine. Entra nel decanter e viene sottoposto alla rotazione. Per rotazione, quindi, si viene a creare una forza centrifuga tale che permette l'immediata separazione della frazione solida, quindi la sansa, che si distacca e si va a depositare sul fondo della macchina, più precisamente sul fondo del tamburo, formando un cono di spiaggiatura che nell'immagine è rappresentata dal deposito della frazione marrone. Si accumula in questo modo della sansa, raggiungendo un livello superiore al livello dei liquidi. Quando si è raggiunto tale livello, agisce una seconda forza, che è la forza di schiacciamento, che permette quindi alla sansa di essere scaricata direttamente da un'apposita bocca di uscita posta all'estremità di questa sezione conica. In questo modo, quindi, la sansa si è già separata dall'olio. Mentre invece la restante frazione liquida, costituita dall'acqua di vegetazione e dall'olio, prosegue verso l'estremità della zona cilindrica. Perché? Perché è una macchina che, come dicevo, lavora in maniera continua, quindi l'ingresso di nuova pasta non fa altro che spingere la frazione liquida verso l'estremità della zona cilindrica. In questo modo è possibile poi separarle. Ora vediamo come escono l'acqua e l'olio e perché la bocca di uscita dell'acqua è più esterna rispetto alla bocca di uscita dell'olio. Teoricamente, nel momento in cui la pasta delle olive entra nel decanter, si dispone concentricamente rispetto alle diverse sostanze che costituiscono la pasta stessa. La sansa, nonché la frazione solida, è quella parte più pesante, quindi va a disporsi più esternamente. La parte più leggera è rappresentata dall'olio, quindi l'anello più interno sarà costituito dall'olio. Ne consegue quindi che l'anello intermedio sarà rappresentato dall'acqua, che risulta più leggera della sansa e meno leggera, quindi più pesante, dell'olio. Consideriamo il fatto che la sansa si sia disidratata e conseguentemente separata dalla restante frazione liquida, noi abbiamo due soli anelli: l'anello dell'acqua di vegetazione, che è più esterno, e l'anello dell'olio puro, che è più interno perché è più leggero.
Quindi, avendo questi due soli anelli spinti verso la sezione cilindrica, se ne deduce che la bocca di scarico più esterna sarà collegata a un tubo che pescherà direttamente sull'anello più esterno, quindi dell'acqua, e la bocca di uscita più interna sarà dell'olio perché ha un canale che pesca direttamente sull'anello più interno, quindi sull'olio. Questo spiega perché la disposizione delle bocche normalmente è più esterna per l'acqua e più interna per l'olio, però comunque è un valore che dipende dalla macchina, dalla diversa costruzione che questa ha. In questo modo abbiamo capito il meccanismo di funzionamento del decanter, ma non dobbiamo dimenticarci di alcuni elementi fondamentali che dobbiamo sapere e che dobbiamo essere in grado di spiegare eventualmente al professore in sede di esame. Innanzitutto è una macchina e quindi è corredata da un motore elettrico di potenza variabile, associato ovviamente ad un motoriduttore. È costituita da un quadro di comando e controllo con apposite spie, per mantenere sempre sotto controllo il corretto funzionamento della macchina, da un freno elettromagnetico e dalla scatola di trasmissione del moto. Sono due punti particolarmente importanti di cui dobbiamo, diciamo, parlare più dettagliatamente. Come potete notare, questo è il motore elettrico e questo è il freno elettromagnetico, come un disco. Perché è importante il freno elettromagnetico? Perché ci permette di ottenere un delta N variabile, è fondamentale, perché il fatto che sia variabile ci permette di modificare il delta N in base alla pasta che stiamo trattando. Una pasta più densa, quindi costituita maggiormente da solidi, necessita di più tempo nel decanter per poter essere maggiormente trattato e quindi si va a ridurre il delta N. Se invece si ha una pasta particolarmente liquida, quindi non ha grande bisogno di essere trattata nel decanter, bisogna velocizzare la sua permanenza nella macchina per evitare che ci possano essere dei danni qualitativi all'olio e per questo si aumenta il delta N per velocizzare l'uscita della frazione liquida e dell'olio propriamente detto. Ma chi modifica il delta N? Lo modifica l'operatore, quindi il tecnologo in base alla sua esperienza e alla sua capacità. L'importante è che voi vi ricordiate sempre che il delta N non è mai, mai, mai fisso. Normalmente, ovviamente, in campo oleario si rispetta la regola della rotazione del tamburo di circa 3.000-3.200 giri al minuto, mentre invece la coclea normalmente gira a 15, massimo 20 giri al minuto in meno rispetto al tamburo. Penultimo argomento di cui dobbiamo parlare è la scatola di trasmissione del moto, che notiamo in questa immagine che vi ho già fatto vedere all'inizio del video. Perché è importante la scatola di trasmissione del moto? Perché permette di trasmettere il moto, che è il doppio rotismo epicicloidale, che consiste nella doppia rotazione, quindi della rotazione della coclea e del tamburo, per creare il delta N, che come abbiamo già visto è l'elemento sul quale ruota tutto il funzionamento della macchina, perché permette la separazione delle fasi e quindi la possibilità di ottenere olio puro. Un elemento di cui parlare, fondamentale per tutti i professori di meccanica, è il vibrovaglio a due fondi. Ricordate che il professore può anche chiedervi di disegnarlo e lo potete intendere come una scatola sotto tutta la struttura della macchina. Lo vedete in questa immagine? Quello è il vibrovaglio a due fondi. Ma che cos'è? È una macchina che ha la funzione di separare eventuali residui solidi, quindi di sanza, che possono accidentalmente essere rimasti nell'olio e che però non devono in alcun modo raggiungere l'ultima fase di processo, quindi la macchina che è un separatore centrifugo ad asse verticale, proprio perché la sanza in alcun modo deve essere presente nel prodotto finito. Quindi questa macchina ha la funzione di eliminarlo. Si chiama vibrovaglio a due fondi. Due fondi perché due sono le funzioni che vengono svolte con questa macchina. Nel primo fondo si ha la funzione di vagliatura, quindi la vera e propria separazione della frazione solida eventualmente rimasta nell'olio dall'olio puro. L'olio che così si è separato viene raccolto nel secondo fondo sottostante, la cui funzione è solo quella di raccogliere l'olio puro prima di trasferirlo all'ultima macchina, che come dicevo prima è la centrifuga ad asse verticale, il separatore centrifugo. Ma come funziona il vibrovaglio a due fondi? Essendo una macchina, si serve di un motore elettrico e di un motoriduttore.
ma si parla di vibrovaglio, quindi ha la funzione di vagliare, quindi di separare le frazioni solide servendosi della vibrazione. Vibrazione che viene resa possibile grazie alla presenza degli eccentrici che sono collegati al motore e che, come in una qualsiasi altra macchina, permettono di generare una vibrazione tale che permette all'olio di muoversi su questo vaglio superiore e di essere filtrato per essere raccolto nel fondo sottostante, per essere poi ovviamente portato con delle apposite tubazioni, perché parliamo sempre di un meccanismo di lavorazione continuo, verso l'ultima macchina. Allora ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile per capire bene questa macchina. Se avete dei dubbi o se avete altre richieste, commentate. Per restare sempre comunque aggiornati sui miei nuovi video, iscrivetevi al mio canale ed è facile, basta premere sulla tecnologa a portata di mano.